Ciao! Visto che mi piacciono tantissimo i video tutorial dove proviamo insieme tutte le nuove collezioni, ho pensato di farlo anche per Yves Saint Laurent perché mi sono arrivate delle novità pazzesche. Soprattutto questo fondo che è il Touche Éclat Only One Glow Foundation e questo prodotto per le labbra che segue un po' tutti i trend, perché non vogliamo più il fondotinta super opaco, super cipriato, non vogliamo più le labbra super opache, ma vogliamo una pelle luminosa, ma perfetta, e delle labbra luminose e idratate. Quindi queste novità vanno proprio al caso nostro, per racchiudere proprio tutti i trend di bellezza che vedremo in questa primavera estate. Quindi una pelle super perfetta, senza imperfezione, ma luminosa, e le labbra appunto luminose, ma anche gli occhi luminosi. Tutto, vogliamo vivere di luce perché sappiamo che la luce comunque dà giovinezza al viso, dà freschezza al viso. E quindi niente, seguite il tutorial. Per prima cosa l'immancabile cerchietto per tenere tutti i capelli indietro e idratiamo le labbra. Io uso questo qui di Yves Saint Laurent che si chiama Volupté Night Rehab Lip Mask 1. È una maschera per le labbra in sostanza che andrebbe applicata tutte le sere prima di coricarsi per avere le labbra super idratate. Una sensazione molto fresca sulle labbra, idratante grazie all'olio di cocco, grazie all'estratto di melograno. Quindi è proprio una maschera da fare tutte le sere per svegliarci con delle labbra bellissime. Ma io, visto che ho delle labbra particolarmente secche, anche grazie a questo tempo, un giorno freddo, un giorno caldo, lo applico anche prima del trucco. Ne applico pochissimo, così. E lo lascio agire per tutta la durata del trucco. Ora passo al fondotinta e questo è il Touche Éclat Only One Glow Foundation. Come dico in tutti i video, basta i fondotinta effetto opaco, basta quei fondotinta tutti incipriati, vogliamo l'effetto glow. Glow illuminante non vuol dire pearlescente, infatti questo non ha assolutamente delle particelle madreperlate eccetera che vi fanno fare nella nebbia, ma vi dà una freschezza naturale, quindi vi dà quella luminosità del viso fresco. E in più è super idratante, questo qua c'è in 12 colorazioni. Io ho la colorazione B20, chiarissima, perfetta per me. E anche quando lo stendete, sentite proprio come se stendesse dell'acqua, del gel sul viso. È una sensazione super fresca e vi sveglia. Devo dire che sveglia anche. Cosa faccio? Ne metto una pusciata e mezza così sulla mano, pennello e lo applico su tutto il viso. Quindi abbiamo la coprenza di un fondotinta, ma l'idratazione di un trattamento praticamente. Come vedete, l'effetto è naturale, luminoso, ma senza imperfezioni. Poi c'è questa sensazione di acqua che rimane sulla pelle per qualche secondo, che è una sensazione da provare. A prova di specchio, perché veramente è così cremoso come se fosse una crema, quindi si può tranquillamente stendere anche con le mani. E niente, se volete potete anche non applicare la cipria, però io applico il correttore, ma più che correttore, questa è veramente la bacchetta magica numero uno al mondo, il Touche Éclat, che tutti conoscono perché penso sia uno dei pezzi più iconici del make-up di Saint Laurent, e ce l'ho in due colorazioni, questa qua che è una serie limitata con tutti i glitter, che è la colorazione 2, no, la 1, che è più rosata e serve più per illuminare, e invece questa che è la classica, la colorazione è la 2 ed è il correttore classico che c'è appunto in vari colori in base al vostro incarnato, e questa colorazione 2, cioè quindi la color carne, la uso proprio per correggere intorno agli occhi e per illuminare la parte e anche come primer, come base per l'ombretto. Schiaccio e applico. E quindi la colorazione 1 invece per illuminare. Schiaccio e la applico
qua, qui e sul contorno del labbra per dare più volume, per farle sembrare più voluminose. Ora che ho ottenuto la base perfetta, mi occupo degli occhi e uso questo che sono i Full Metal Shadow nella colorazione 6. Sapete che questi sono entrati nei miei top da sempre perché sono degli ombretti che danno tantissima luminosità all'occhio. Come li applico? Metto così sulla palpebra, ecco qua, poi o con le dita oppure con un pennello sintetico vado a stenderli. Vedete, tantissima luminosità con un colore molto tenue che sta bene a tutti i colori di occhi, quindi illumina tutti gli sguardi. Anche questo, quando voi l'applicate, sentite quella sensazione di frescolino che soprattutto la mattina vi sveglia e soprattutto vicino all'occhio. Adesso applico l'eyeliner, questo si chiama Couture Eyeliner colorazione 4 ed è un marrone ed ha l'applicatore quello semplice, cioè quello rigido a prova di chiunque. Sembra nero, ma in realtà è questo marrone scuro scuro e sento tantissime persone che quando vanno verso la primavera-estate preferiscono utilizzare eyeliner e matite all'interno dell'occhio marroni invece che nere, invece tengono il nero o per una serata particolare oppure più per l'inverno. All'interno dell'occhio, sia sopra che sotto, sempre di Saint Laurent, e questo è il Dessin du Regard Waterproof Eye Pencil, la numero 2, appunto questo marrone cioccolato, e devo dire che queste sono fra le mie matite preferite da mettere all'interno dell'occhio. La nera la uso da sempre ed è una delle matite più intense che io abbia mai provato, e anche la marrone non è da meno. Uno dei miei pezzi preferiti in assoluto da sempre, sì, lo dico su ogni pezzo, ma è vero, perché uso i Saint Laurent da quando mi trucco praticamente, perché ci sono questi pezzi storici come il Touche Éclat e come appunto questo che fanno parte del mio beauty da quando mi trucco, e questo è il mio top mascara al mondo da sempre. Chi mi segue da tantissimi anni lo sa, e lui è il Le Fay Fossil nella colorazione 1, classicissima nera, cioè fa delle ciglia fantasmagoriche. Guardate che differenza, io lo amo. Come le pettina lui, nessuno. E dopo aver fatto questi occhi da gatta, passiamo alle labbra. E sulle labbra applico questo, è nuovissimo, è uscito adesso a marzo. E questi sono i nuovi Volupté Liquid Color Balm. Questi sono disponibili in 12 colorazioni, anche questi hanno l'olio di cocco, l'estratto di melograno. Sono super idratanti e hanno questo effetto super lucido, super effetto rugiada, quindi avete delle labbra molto da baciare, ed è come se fosse un prodotto idratante per le labbra però colorato, perfetto per questa stagione dove vogliamo brillare anche sulle labbra. Basta l'effetto matte, sì alla luce, sì al colore, sì alla freschezza. E anche questi qua, quando li applicate, avete proprio quella sensazione di bagnato, di acqua sulle labbra, anche questa piacevolissima. E in più, guardate il packaging argento con questa parte qua rosata, e ogni colore si capisce che è lui, perché ha proprio qui le labbra del colore appunto che c'è all'interno. L'applicatore è così, a forma anche lui di labbra, per una stesura perfetta anche negli angolini. Guardate che bello l'effetto super luminoso della sensazione molto vellutata sulle labbra. Ok, mi sta andando via la voce,
E quando vi dicevo che l'applicatore ha forma di labbra, non scherzavo, cioè, è veramente a forma di labbra, chissà se si riesce a vedere. Chissà, comunque, ha proprio forma di labbra. Cioè, queste labbra qui che vedete qui, ecco, sono proprio queste. Ed ecco qui un look fresco e luminoso, con una pelle perfetta, con delle labbra leggermente colorate ma idratate, con questo occhio intenso ma luminoso, che quindi dà anche freschezza a tutto il volto. E niente, a me piace tantissimo, sia appunto per delle occasioni particolari come quella che io ho stasera, ma anche da tutti i giorni. È veramente un make-up portabile da chiunque. Quindi spero tanto vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!